Oggi ragazzi vorrei preparare insieme a voi una ricetta sfiziosa che ci arriva direttamente dalla tradizione culinaria siciliana. Sto parlando degli arancini di riso. Se voi mi permettete però vorrei apportare alcune piccole modifiche alla ricetta tradizionale per ridurre le calorie. Normalmente gli arancini sono dei timballi di riso che vengono farciti con un ripieno a piacere che può essere prosciutto, formaggio, ragù di carne, sugo di piselli e così via. E poi nella ricetta tradizionale per l'appunto vengono fritti. Noi però non utilizzeremo né burro né uovo e non andremo neppure a friggerli. Vediamo l'idea. Ingredienti per 10 arancini: 300 g di riso, 600 ml di acqua, una bustina di zafferano e sale quanto basta, 50 g di grana, una sottiletta e 100 g di mozzarella. Per la pastella 225 ml di acqua, 150 g di farina 00, 150 g di pane grattugiato, 50 g di grana. Per cuocere 2 cucchiai di olio extravergine. Iniziamo con la preparazione del riso. Ho già qui messo 600 ml di acqua, quindi due parti di acqua, l'ho salata leggermente e andiamo a mettere i 300 g di riso. Io ho scelto un riso per risotti in grado di formare amido. Mescoliamo, alziamo pure la fiamma, facciamo prendere l'ebollizione e cuciniamo per circa 12-13 minuti. Nel frattempo ci portiamo un po' avanti e prepariamo la pastella che ci servirà poi per impanare i nostri arancini. Qui ho setacciato la farina bianca, aggiungiamo un pizzico di sale, alcuni mettono le uova, io non le metto, e poi a filo uniamo l'acqua, sempre mescolando con il frustino. Un minuto prima del termine della cottura del riso, durante la cottura io sono andata a mescolarlo 2-3 volte per facilitare la fuoriuscita dell'amido. Si è asciugata bene tutta l'acqua. Aggiungiamo lo zafferano. Adesso ci andrebbe il burro che servirà come legante, però noi non lo mettiamo, però lo sostituisco con una sottiletta. Potete utilizzare anche un qualsiasi formaggio, tipo un formaggio spalmabile, proprio perché bisogna che il riso resti legato una volta che avremo ottenuto l'arancino, ovvero la polpettina. Andiamo anche ad unire 50 g di formaggio grana grattugiato e mescoliamo, dopodiché lo lasceremo intiepidire. Per velocizzare l'intiepidimento io ho versato il riso su un piatto, l'ho lasciato lì circa un quarto d'ora, 20 minuti. Adesso dobbiamo realizzare delle palline, oppure possiamo dare la forma a goccia, come preferite. Preleviamo una parte, sono circa 90-100 g di riso cotto, ci inumidiamo anche le mani per facilitare l'operazione. Facciamo un buco al centro e mettiamo un pezzettino di mozzarella. Potete scegliere un qualsiasi altro tipo di ripieno, ad esempio ragù di carne oppure sugo di piselli, quello che preferite. Non schiacciatelo troppo con le mani, altrimenti poi risulterà una pasta in bocca, no? Quindi siate delicati, senza però che il riso si sgrani. E mettiamo da parte. Ripetiamo l'operazione fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Abbiamo così realizzato 10 arancini. Ora che cosa faccio? Verso un po' di pane grattugiato su un piatto, prendo un arancino, vado ad immergerlo nella pastella che abbiamo fatto prima, così. Lo scolo un po' dalla pastella in eccesso e poi vado a rotolarlo nel pane grattugiato. Stringo. Poi sistemo l'arancino su una teglia. Una volta realizzate tutte le polpettine, mettiamo 2 cucchiai di olio in tutto sopra ognuna. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi e poi cuciniamo per circa 20-25 minuti fino a doratura. Durante la cottura vi consiglio di rigirare le polpettine, o meglio gli arancini. E gli ultimi 5 minuti di cottura dateci un po' di grill.
Direi che gli arancini di riso sono proprio un buon compromesso per appagare il palato senza appesantire il fegato, mangiando bene, in modo sano e con gusto. Se vi è piaciuta l'idea, potete anche replicare la ricetta realizzando dei bocconcini molto piccoli, degli arancini mignon da degustare come aperitivo.